Ciao a tutti, sono Fabio Gotti in Arte Hydratech. In questo video tutorial mostrerò l'utilizzo della poliritmia, ovvero utilizzare più ritmi contemporaneamente anche secondo suddivisioni irregolari delle battute, in modo tale da creare incastri ritmici interessanti che evolvono nel tempo e in generale conferire dinamismo ai nostri loop in modo tale che non risultino statici, ma che abbiano un qualcosa che li renda evolutivi nel corso del tempo. Ho preparato un esempio in genere Deep Tech, contenente una dozzina di elementi che interagiscono secondo delle suddivisioni ritmiche che andrò a mostrare in un secondo momento. Farò sentire l'esempio che si ripete il loop un certo numero di volte perché voglio che si senta come tutti questi elementi nel corso del tempo interagiscono in un modo leggermente diverso, ed è quello lo scopo di questo tutorial. Penso che così possa bastare. Adesso andrò a dissezionare elemento dopo elemento che tipo di operazione sono andato a fare. Allora, innanzitutto c'è da dire che la poliritmia per funzionare deve avere per contrasto degli elementi che si ripetono secondo un ciclo regolare di battute, proprio per creare contrasto, perché alla fine se si utilizzano solo elementi che si ripetono secondo un ciclo regolare, abbiamo un loop statico noioso che diventa ripetitivo. Se al contrario utilizziamo solo suddivisioni irregolari, andiamo a perdere coerenza nel nostro loop, nel nostro groove e ci manca un punto di riferimento. Quindi, come sempre, ci vuole un contrasto. In questo caso ho scelto di utilizzare come ancora, come punti di riferimento, la cassa, la melodia, che è divisa in due parti, come vedremo, una suona un'ottava sopra, il pad e un synth. Tutti gli altri elementi in qualche modo interagiscono in maniera irregolare con questi elementi. Partendo dalla cassa, notiamo che si ripete ogni quarto della battuta, secondo un classico ritmo 4 to the floor. Questo ci servirà ovviamente come ancora. Per il primo top loop invece ho deciso di ripeterlo ogni mezza battuta più un ottavo. Così sarebbe mezza battuta e così mezza battuta più un ottavo. Sentiamo come interagisce con la cassa. Si può notare come l'hi-hat passa dal levare al battere dopo ogni ripetizione e questo sicuramente conferisce interesse al groove che cambia ad ogni ripetizione. Levare, battere, levare, battere. E più o meno la stessa operazione l'ho fatta per il seguente top loop, dove anziché chiudere la ripetizione ad un intero ciclo di battuta, ho scelto di togliere un ottavo in questo caso. Sentiamolo da solo con la cassa. Anche qui alterna tra battere e levare, lo sentiamo con l'altro top loop insieme. E già questi due elementi, siccome si ripetono secondo un ciclo differente, creano un incastro ritmico irregolare che nel corso del tempo risulta interessante e anche abbastanza imprevedibile. Passando alle percussioni. L'ho troncato a metà della seconda battuta, quindi di fatto dura una battuta e mezzo. Lo sentiamo con la cassa. Con i precedenti elementi. Passando al basso,
anziché aver loopato un intero ciclo di quattro battute, ho scelto di togliere l'ultimo quarto. Lo sentiamo assieme alla cassa. Anche questo sicuramente rende il tutto più interessante, proprio perché non ci si aspetta che il ciclo di ripetizione, che il loop, riparta in anticipo di un quarto. Sentiamo tutti gli elementi insieme. E già così abbiamo un groove che evolve nel tempo e che risulta meno banale, ripetitivo e prevedibile. Passando ora alla melodia, come ho detto all'inizio, essa rappresenta un'ancora all'interno di questa mini composizione, quindi questa, un po' come la cassa, ha un ciclo di ripetizioni regolari, in questo caso si ripete ogni quattro battute complete, allo stesso modo la sua copia che suona un'ottava sopra. Tuttavia, quello che sono andato a fare per rendere comunque evolutiva in un certo modo questa melodia nel corso del tempo è applicare all'autofilter, che di partenza toglie le frequenze gravi che non ci servono, un LFO con una rate non sincata col tempo. In questo modo, se avessi utilizzato una rate secondo un valore musicale tipo un sedicesimo, un ottavo e così via, avremmo avuto una ripetizione tale quale nel corso del tempo. Ma siccome la rate è svincolata da parametri musicali, anch'essa conferisce un senso evolutivo nel corso del tempo. Anche l'autopan, come si può vedere, la rate non è sincata col tempo. E poi da notare che la coppia che suona un'ottava sopra ha anch'essa una rate non sincata col tempo, sia per l'autofilter che per l'autopan, ma con dei valori differenti rispetto alla versione che suona un'ottava sotto. In questo modo la copia che suona un'ottava sopra con l'originale si intreccia e crea anch'essa una variazione timbrica interessante nel corso del tempo. Le sentiamo in solo. Poi, avendo le pannate una a sinistra e una a destra, fa sì che tutto questo aggiunga anche interesse all'immagine stereo. Passando al pad, anch'esso è un elemento che funziona da ancora per il groove, come ho detto all'inizio, quindi si ripete in maniera tradizionale. Secondo un ciclo regolare di quattro battute, lo sentiamo assieme alle melodie. E in questo caso, per contrasto sempre rispetto alla melodia, il pad invece si ripete tale quale dopo quattro battute. Non ho applicato nessun tipo di modulazione che agisce nel corso del tempo. Passando a questo synth che fa una parte ritmica, anch'esso ha un ciclo regolare di quattro battute, lo sentiamo assieme alla cassa. Ma è proprio l'interazione ritmica tra questo elemento che si ripete in maniera regolare e invece le percussioni top loop all'inizio che si ripetono in maniera regolare che crea effettivamente groove. Li sentiamo insieme. Passando ora alla stab,
Questa invece ha un ciclo di ripetizioni irregolari, si ripete ogni battuta più un ottavo e se lo sentiamo assieme alla cassa e al synth precedente possiamo notare come questo interagisce. Se per contrasto avessi scelto di ripeterlo ogni battuta in maniera regolare, avrebbe suonato così. Decisamente più prevedibile. Passando allo Stutter FX, esso si ripete, si può vedere qua ogni 5 battute, però ho scelto di farlo partire dopo 2. Quindi se il loop partiva da qua, ho deciso deliberatamente di lasciare due battute di silenzio all'inizio, andando in negativo qua con il parametro position, e questo per creare un'interazione interessante con il sound effects successivo, che invece si ripete ogni 7 battute, creando di fatto poliritmia. Li sentiamo insieme. Adesso vanno insieme. Adesso ci sarà prima questo. E dopo questo. Ed è proprio questo sfasamento temporale che rende imprevedibile l'intervento di questi sound effects. Ora sentiamo di nuovo tutta l'idea musicale insieme, facendo attenzione a come gli elementi interagiscono dopo che sono andato a mostrarli e analizzarli. Durante la riproduzione sono andato poi a mutare alcune tracce per mostrare come a partire da un loop in realtà abbiamo già abbastanza idee per iniziare a strutturare un brano, per iniziare ad arrangiarlo. Spero che questo tutorial sia stato utile per mostrare come la poliritmia sia fondamentale e di grande effetto per aggiungere groove e interesse alle nostre tracce nel corso del tempo e risulta essere poi un metodo efficace per aggiungere interesse poi durante la fase di arrangiamento dei nostri brani. Alla prossima!